Paga base e contingenza sono due elementi che sono parte costituenti insieme della retribuzione spettante al lavoratore. La retribuzione mensile è infatti composta da questi due elementi inscindibili: la paga base, quella che viene individuata dalla contrattazione collettiva e varia in funzione della mansione svolta dal lavoratore e dalla qualifica, quindi operaio, impiegato, dirigente o quadro. Mentre l'indennità di contingenza è una somma che viene riconosciuta ormai in cifra fissa perché? Perché questa indennità serviva ad adeguare il costo della vita, o meglio le retribuzioni, all'aumento del costo della vita. Questo meccanismo si è interrotto al 1 gennaio del 1991 per effetto di un accordo interconfederale del 31 luglio del 1992. In questo modo noi avremo una voce non più variabile, l'indennità di contingenza, mentre l'altra voce, la paga base, che continua ad aumentare con l'aumento e i rinnovi della contrattazione collettiva. Ciò significa quindi che nel momento in cui il nostro contratto collettivo verrà rinnovato, dovremo andare a verificare sul nostro cedolino se effettivamente quella voce denominata paga base ha subito un incremento. Un incremento dettato proprio dall'accordo che è intervenuto in seguito all'aumento della contrattazione collettiva. Il super minimo è uno degli elementi della retribuzione riconosciuti in busta paga ai lavoratori. Si tratta di uno degli elementi fissi e continuativi della retribuzione. Cosa significa? Significa che, come la paga base, l'indennità di contingenza, gli scatti di anzianità, per i lavoratori che hanno stipulato un accordo per l'inserimento del superminimo con il proprio datore di lavoro, c'è anche quest'altro elemento retributivo che vale per tutti gli istituti contrattuali. Che significa? Significa che in busta paga è presente in maniera fissa e continuativa per tutti i mesi dell'anno. Viene calcolato, diciamo, anche nelle retribuzioni variabili, come possono essere il lavoro straordinario, il lavoro festivo. Questo superminimo a chi spetta? Perché non spetta a tutti i lavoratori, spetta a quei lavoratori che hanno raggiunto un accordo con il datore di lavoro appunto per inserire il superminimo diciamo in busta paga e quindi nel contratto di lavoro. Il superminimo quindi non è altro che un assegno ad personam, cioè un'ulteriore retribuzione che viene riconosciuta dal datore di lavoro al lavoratore per effetto, per esempio, di maggiori competenze che ha questo lavoratore. Quindi, oltre al minimo previsto dal contratto collettivo, quindi alla paga base, all'indennità di contingenza e le altre voci retributive che sono spettanti secondo il CCNL, il datore di lavoro riconosce al lavoratore questo elemento aggiuntivo, che è il superminimo individuale. Questo superminimo è lordo. In che senso? Nel senso che, come la paga base e l'indennità di contingenza, fa parte delle retribuzioni che sono spettanti al lordo per il lavoratore. Quindi su questo superminimo poi il lavoratore dovrà tener conto che in busta paga verranno calcolati i contributi e verrà calcolata la tassazione. Questo superminimo è anche incluso nel calcolo del trattamento di fine rapporto e, come abbiamo detto prima, anche negli altri elementi della retribuzione che sono nella parte centrale del cedolino e sono le retribuzioni variabili. Il superminimo molto spesso è assorbibile. Cosa significa? Significa che se nel contratto di lavoro stipulato con il datore di lavoro viene inserito il superminimo con appunto la qualifica di assorbibile, questo superminimo, per esempio 100 euro in più al mese al lavoratore, viene assorbito nei futuri aumenti contrattuali. In che senso? Ogni 2 anni più o meno il contratto collettivo nazionale viene rinnovato. Il rinnovo è della parte economica, fa aumentare la paga base. Nel caso in cui il superminimo sia assorbibile, così come aumenta la paga base, diminuisce il superminimo, fino ad esaurirsi e quindi a essere inglobato appunto nella paga base nel corso degli anni. Per far sì che il superminimo sia assorbibile, il datore di lavoro deve indicarlo all'interno del contratto di lavoro individuale con il lavoratore, nel senso che, se ciò non è indicato, il superminimo è non assorbibile, quindi rimane fisso nel tempo e quindi non può essere assorbito dagli aumenti del contratto collettivo. L'unica cosa da precisare è che gli aumenti di anzianità, quindi gli scatti di anzianità, non possono assorbire il superminimo, mentre l'indennità di vacanza contrattuale, che è quell'indennità che viene riconosciuta ai lavoratori quando il rinnovo del contratto collettivo tarda ad arrivare,
e invece è assorbibile. Il superminimo, essendo un elemento della retribuzione indicato nel contratto individuale e quindi con un patto tra datore di lavoro e lavoratore, può essere anche, diciamo, eliminato, ma per fare ciò, quindi per far sì che il datore di lavoro possa eliminare questo superminimo erogato al lavoratore, c'è bisogno di un patto tra le parti, quindi è necessario un consenso del lavoratore. Quindi non è possibile che il datore di lavoro possa togliere il superminimo stipulato con il lavoratore all'interno delle buste paga del lavoratore se non c'è la volontà di quest'ultimo. Gli scatti di anzianità consistono in una quota di retribuzione che va ad aggiungersi, a sommarsi pertanto, alla retribuzione ordinaria. In che modo? O in misura fissa o in misura percentuale. In entrambi i casi è stabilito dalla contrattazione collettiva. La misura percentuale va calcolata sulla retribuzione minima e non anche sulla indennità di contingenza prevista in alcuni contratti collettivi. La maturazione, abbiamo visto, decorre dal primo giorno di lavoro, riguarda l'anzianità di servizio all'interno di una stessa azienda e anche in quel caso è disciplinato dal contratto collettivo. Pertanto, prima di fare la busta paga per gli scatti di anzianità, prima di inserire gli scatti in busta paga, dobbiamo verificare ed analizzare la disciplina del contratto collettivo applicato. C'è la possibilità per il datore di lavoro di prevedere sul contratto individuale delle condizioni di miglior favore, che comunque non devono essere peggiorative rispetto al contratto collettivo. Il diritto a percepire lo scatto di anzianità matura nel mese successivo allo scadere del biennio o del triennio previsto dalla contrattazione. Che cosa significa? Facendo un esempio pratico, che se il lavoratore è stato assunto in corso di mese l'8 gennaio 2016, maturerà il suo diritto agli scatti biennali nel mese di gennaio 2018, ma lo scatto gli verrà liquidato in busta paga nella busta di febbraio 2018. L'unica eccezione è il caso in cui il lavoratore sia stato assunto in coincidenza col primo giorno del mese. In quel caso la maturazione e il diritto alla liquidazione coincide esattamente alla scadenza del biennio.